Era una settimana splendida, giornate bellissime, secondo me una gara a tappe che non esiste da nessun'altra parte qua in Italia, neanche in Germania o Austria. È stato, diciamo, sempre difficile perché gli avversari erano molto agguerriti. It's a very hard race, a lot of Ho trovato la gara molto impegnativa e molto provante. Sicuramente è una delle gare più dure che ho fatto nella mia carriera. La tappa più bella sicuramente per me è stata la prima per il paesaggio. La seconda tappa è stata molto bella a livello tecnico, molto, molto difficile proprio come le discese e tutto quanto, però a livello paesaggistico la prima tappa da Brisighella a Tredozzi è stata molto bella. I remember a lot of beautiful scenery, a lot of nice trails, tough climb. Mi porterò come ricordo scenari indimenticabili, mozzafiato e la durezza di questi percorsi sicuramente provanti, ma di una bellezza difficilmente comparabile altrove. Un'esperienza unica. Sei pronto, Stefano? Presente!
Prima classificata vogliamo andare a casa in bicicletta con quello qua. Bellissimo, questo è quello pubblico con la foto. Foto di un inquadratore e facciamo un caloroso applauso a questi grandi atleti. Abbiamo sfidato il caldo perché questo tribunale è stato molto caldo e molto umido. Caloroso applauso per tutti gli atleti che hanno partecipato. Bene, sì, siamo qui alla fine delle premiazioni della seconda edizione del Rally di Romagna 2011. Come organizzatori siamo stati molto contenti in quanto c'è stata un'ottima risposta di atleti e soprattutto da parte degli atleti stranieri. Una compagine portoghese seguita da inglesi, australiani, americani, tedeschi, francesi. Quindi un'ottima risposta a livello planetario ci fa guardare avanti verso un futuro sempre più interessante e roseo. La manifestazione è finita, il secondo rally di Romagna è giunto al termine. Direi un'edizione più rosea di quello che mi aspettavo. Abbiamo preso una settimana di sole, i concorrenti sono arrivati al termine stremati dal sole e dalla fatica che hanno fatto. Hanno percorso 400 km per 15.900 metri di dislivello. Hanno messo a dura prova il loro fisico. Tutti contenti, come organizzatore mi sento di dire che la manifestazione è andata bene e rinnovo l'appuntamento al prossimo anno. Una cosa molto importante per noi organizzatori è poter ringraziare tutti coloro che hanno partecipato in qualità di collaboratori, da amici a parenti, collaboratori più o meno stretti, quindi le varie associazioni di volontariato locali di tutti i comuni che abbiamo attraversato, quindi da Riolo Terme, Casola Segno, Castel del Rio, Palazzuolo, Marradi, Brisighella, Modigliana, Predozio, senza voler dimenticare nessuno, Borgo Tossignano compreso. Le varie associazioni di protezione civile, di pubblica assistenza, tutti gli amici e soprattutto il gruppo dei motociclisti e 4x4 Vallamone, Cinghiale e Santerno. Senza il loro supporto tutto ciò non sarebbe stato possibile. Grazie.